Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo esclusivamente dei miei prodotti preferiti dell'ultimo periodo. Ovviamente ce ne sono tantissimi che fanno già parte dell'ultimo video dei preferiti che sto continuando comunque a utilizzare e ad amare, ma ci sono alcuni prodotti che secondo me meritano assolutamente la vostra attenzione, che dovete per forza provare, cioè questo praticamente è un obbligo. No, sto scherzando, però sono dei prodotti veramente favolosi che sono saltati all'occhio durante tutti i miei provo novità. Io, come sapete, amo provare i prodotti, sono i miei video preferiti da fare, quindi ne provo tantissimi, perciò questo video serve per raggruppare insieme la crema della crema. Mi raccomando, se siete nuovi qui non dimenticate di iscrivervi e se invece non siete nuovi qui non dimenticate di attivare la campanellina perché YouTube sta nascondendo tutti i video. Cioè praticamente adesso per poter vedere i miei video dovete essere iscritti e avere la campanellina con le notifiche attive sull'app più la notifica di tutti i video, non solo di una parte. Tra un po' vi devo dare il mio numero di telefono e dirvi ragazzi è uscito un nuovo video perché se no non ce la capiamo più. Bando alle ciance, direi di cominciare. Allora io partirei con la parte makeup perché so benissimo che state guardando questo ombretto super luminoso che indosso in questo momento e avete assolutamente ragione, fa parte di questa palette qui che è la Clientele di Be Perfect e io spero che sia ancora disponibile, adesso mi è venuto il dubbio. Ok, perfetto, è ancora disponibile su Mario No, Pinalli, eccetera, vi lascerò il link qui sotto nell'info box. Comunque, questa qui è una palette di Be Perfect che merita decisamente molta più attenzione. Sicuramente conoscerete le palette di questo brand per quanto riguarda comunque lo schema colori super arcobaleno, questi colori bellissimi, super facili da sfumare, belli pieni, accesi. Sono le mie palette preferite, sono i miei ombretti preferiti in generale, quindi per me sono il paradiso. Ma secondo me non tanti conoscono questa palette qui, che appunto si chiama Clientele. È assolutamente incredibile e meravigliosa. Cioè io ce l'ho da un po' di tempo, l'ho usata un bel po' di volte. Credetemi, è veramente veramente bella. Ha la qualità degli ombretti di Be Perfect, quindi super facile da sfumare, belli pigmentati ma comunque non troppo. Sono facilmente intensificabili, quindi perfetti anche per chi non ha una grande manualità con gli ombretti. E all'interno tutti i toni che si possono desiderare. Credo che si veda quali sono i colori che ho usato di più, ma vabbè. E io in questo momento sulla palpebra mobile sto indossando Date Night, che è questo qui, e credo che riusciate a vederlo, è super brillante, ma vi faccio vedere anche altri colori, giusto per farvi vedere un po', sono bellissimi, i matte sono pieni. È una palette assolutamente da avere, se cercate qualcosa che sia di qualità per creare il look da tutti i giorni, io noto che ogni volta vado sempre con questa, perché ha letteralmente tutto. Se volete fare qualcosa di marroncino, se volete fare qualcosa sui toni caldi, malva, verdi, grigi, c'è tutto. Io questa qui l'avevo presa su Maki Beauty, ma penso che non sia più disponibile. Comunque, nell'info box appunto vi lascerò tutti i link di ogni sito su cui è disponibile, così se vi interessa, magari sta sold out da una parte la trovate dall'altra. Veramente, veramente bella. E ultra versatile. Se vi dovesse interessare, non ho registrato questo look, ma ho usato Too Much nell'angolo esterno, Sandy come transizione, Date Night sulla palpebra mobile e un pochino di bronzi nell'angolo esterno per sfumare col marrone scuro, col marrone opaco. Stra bella. Ora passiamo ai prodotti per la base e so già che sapete esattamente di cosa sto per parlarvi. Il Modern Bronzer di Viv. Io ho medium, questo penso sia geniale, letteralmente geniale. Io adoro Jammy Genevieve, lo sapete già ormai, ma al di là di questo non è che se mi piace la persona necessariamente mi piacciono i suoi trucchi. Per esempio di Jaclyn Hill Cosmetics, io sono grandissima fan di Jaclyn, ma alcuni prodotti non mi fanno impazzire. E per quanto riguarda il brand di Viv, io credo che ci sia dietro una grandissima qualità. Sono prodotti che non sono low cost, perché non lo sono, li trovate su Cult Beauty se vi dovesse interessare, ma sono super performanti, cioè se dovessi scegliere un solo brand da acquistare per il resto della mia vita probabilmente sarebbe Viv perché è molto consistente, ha dei bellissimi blush, ha dei bellissimi bronzer, ha dei bellissimi illuminanti, gloss, rossetti. È un brand che non c'è da tanto tempo, ma trovo che appunto siano molto bravi ad essere consistenti e a tenere il livello sempre altissimo. Questa terra abbronzante qui mi fa impazzire perché
è divisa in due parti, ve ne ho già parlato più volte, quindi sembra un disco rotto ormai, ma è divisa in due parti, una è più calda, una è più fredda. Potete utilizzarle singolarmente, mischiarle insieme o usarli insieme, nel senso di prima uno e poi l'altro per andare a scolpire, che è quello che ho fatto io oggi. Ma io spero che si veda dalla fotocamera che la cosa che amo, la follia di questo prodotto, è la texture. È una texture super burrosa che va a levigare letteralmente la pelle quando mettete il bronzer. È una cosa che io personalmente non avevo mai notato in altre terre abbronzanti e che, cioè, adesso è diventato il mio nuovo standard proprio grazie a questo qui. Me lo sono portato in vacanza, lo sto usando tutti i giorni anche quando mi trucco qui a casa. Non solo è bello, non solo ha una formula top, ma penso che sia anche geniale. E da quello che so, stanno creando anche le cialde singole, quindi se ne finite una potrete andare a sostituirla e senza ricomprare l'intera palette. Quindi assolutamente super raccomandata se cercate una terra abbronzante più contour insieme. Penso che sia perfetto anche per il fatto che si può utilizzare tranquillamente per tutto l'anno. Adesso sono abbronzata, uso i due mischiati insieme. Quando non sono abbronzata, quando non ero abbronzata, usavo soltanto questo qui. Se voglio scolpire un po' di più, dare più dimensione al viso, posso usare prima uno, poi l'altro. Letteralmente stupendo. Il pack è solo una cosina in più, cioè solo un più perché è bellissimo, ma tanti prodotti hanno un bel pack e poi il prodotto all'interno non è chissà che cosa. Questo è tanta tanta roba. A proposito di Vive, sto assolutamente amando anche lo Skin Dew, ce l'ho da qualche mese, anche questo me lo sono portato in vacanza. È un illuminante liquido ma è super versatile. L'ho visto utilizzare sempre da Jamie, anche mischiato alla crema idratante direttamente sulle gambe, e dà questo effetto glow assolutamente incredibile, stupendo. Comunque è un illuminante liquido che potete utilizzare con la faccia senza assolutamente nulla sotto, sopra il fondotinta, in tanti modi diversi. Ha una texture tipo gloss, quindi è un filo, non vorrei dire appiccicoso, ma un po' glossato, ed è questo qui. Io in questo momento non l'ho messo perché ho usato un illuminante di una palette che vi faccio vedere dopo, ma posso tranquillamente andare ad applicarlo sopra. E cioè, guardate, questo sulla pelle nuda senza niente è letteralmente uno spettacolo. L'unica cosa che non mi fa impazzire è il fatto che comunque resta, di nuovo mi viene da dire appiccicoso, ma non è letteralmente appiccicoso. Se volete potete settarlo con un illuminante in polvere, altrimenti non è fissato. Ovviamente potete usarlo anche sul corpo e dai, cioè, questa contro questa è bellissimo. E ripeto, è un prodotto che non si asciuga, resta un filo appiccicoso, quindi se è una cosa che potrebbe non piacervi, magari non è il prodotto per voi, però io lo amo, mi piace veramente veramente tanto. Sempre per quanto riguarda la base, ne ho un altro che però al momento non posso indossare perché ho l'abbronzatura. Questo qui è di Iconic London ed è lo Sheer Bronze nella colorazione Golden Hour. Nient'altro è che una terra liquida ed è stupenda. Questa tonalità per me è assolutamente perfetta quando non sono abbronzata. La cosa pazzesca di questo è il modo in cui si sfuma. Io non so se riuscirò a farvelo vedere. Vedete che è talmente liquido che si sfuma in 2 secondi, e la cosa bella è che riscalda, dà dimensione, ma sulla pelle non si percepisce in alcun modo, ma in senso molto positivo, perché è ultra naturale. Se vi piace il trucco naturale, questo è proprio bello. Ed è comunque stratificabile, quindi se non siete soddisfatti della prima passata perché non si vede abbastanza, potete andare con una seconda, con una terza, quarta, eccetera eccetera. Però penso che non sia neanche lo scopo di questo prodotto, cioè penso che sia stato ideato proprio per essere così tanto naturale, ed è veramente bello. E se vi dovesse interessare, io l'ho preso su Lookfantastic e non vedo l'ora di perdere la mia abbronzatura per ricominciare ad usarlo. È così bello. Abbiamo l'ultimo prodotto makeup e poi passiamo alla skincare. Questa palette qui di NARS, Orgasm on the Beach, è veramente bella, ma solo se vi piacciono le polveri luminose. Quindi se vi piacciono blush luminosi, sì, altrimenti
Assolutamente no. Se cercate una palette di blush di NARS con i blush opachi, la Overlast, spero sia ancora in commercio. Non mi fate neanche parlare di quella palette, perché è ancora la mia ossessione, è qui dietro di me, davanti, proprio in pole position, perché è veramente stupenda. Però, se vi piacciono le polveri luminose, dovete provare questa palette qui. Abbiamo tre blush, praticamente io utilizzo sostanzialmente questo, che è quello più pescato fra tutti, due illuminanti e una terra abbastanza fredda. E l'illuminante che indossavo... Wow, Viv! Ok, comunque l'illuminante che indossavo prima appunto era questo qui. Le polveri sono sì luminose, ma non risaltano i pori e sono ultra ultra sottili. Quando andate ad applicare il blush, cioè vedete che comunque non è super intenso, non è carichissimo, potete stratificarlo, quello sì, però anche questo è un prodotto secondo me ideato per essere molto naturale, per dare quel glow, soprattutto magari per i look estivi, così, no? Faccio vedere anche gli illuminanti che ci sono all'interno, che sono questi qui, e sono molto sottili, anche loro comunque, diciamo, abbastanza più sul lato naturale, ecco. Vi ripasso questo perché ne ho messo un pochino. Vedete, comunque su un lato molto più naturale, però molto belli anche loro. Dobbiamo assolutamente parlare di skincare. Cioè, sì, skincare, anche body care. Vabbè, skincare in generale. Abbiamo pochi prodotti, ma veramente molto molto buoni. Prima di tutto, vabbè, ormai lo saprete, Antelios, La Roche-Posay. Io ero ossessionata per l'Antelios XL, quello in tubetto, vi metto qui una foto, che uso tuttora, quello è più anti-lucidità. Questa qui è una versione invece molto più fluida, più leggera sulla pelle, si assorbe più in fretta, ma leggermente più lucida. Questa è la consistenza, vedete che è molto molto liquido, si assorbe molto in fretta, lascia la pelle abbastanza luminosa, quindi... Io ho la pelle mista, riesco comunque a utilizzarlo, ma diciamo che si vede che sono un pochino lucida, cioè all'inizio fa un effetto super sano, dopo un po' devo darmi una controllata in sostanza, però mi piace tanto il fatto che sia così tanto leggero, perché non lo so, gli SPF, le protezioni solari mi hanno sempre dato questa idea di pesante, unto, che sbianca, e la Roche-Posay mi ha fatto letteralmente cambiare idea. Se vi dovesse interessare, so che esiste anche la versione colorata di questo qui, ma non l'ho mai provata, quindi non so come sia. Penso che se ha la stessa formulazione sia più adatta che alla pelle secca. Grande, grande amore, ma vi ho già parlato più volte delle protezioni solari di la Roche-Posay, quindi... magari mi do una calmata anche. Poi abbiamo due maschere in tessuto di Garnier Skin Active. Una è Hydra Bomb e una è Nutri Bomb. Questa qui all'interno acido ialuronico e tè verde. Questa acido ialuronico e olio di cocco. Latte di cocco, scusate. Sono veramente ottime se cercate delle maschere viso super super idratanti, nutrienti. Queste sono ricchissime di siero. Io... lo so che non si dovrebbe fare, perché in teoria bisognerebbe tenerla in posa solo un tot, ma io ho preso questo vizio, se vogliamo, di mettere sulla maschera e starmene magari un'ora sul divano con la maschera su, finché non si asciuga praticamente, e la mia pelle, cioè, ho notato proprio che la mia pelle assorbe molto meglio e molto di più, ma vi assicuro che dopo un'ora e mezza, se non mi sbaglio, con questa maschera in faccia, non era ancora asciutta. C'è talmente tanto siero all'interno che vi dura veramente tantissimo, idrata tantissimo. Dovete assolutamente provarle, sia una che l'altra. Devo dire che fra le due forse quella che mi piace di più è questa qui. Però sono... cioè... sono troppo buone entrambe. Io ho una pelle super sensibile, non ho avuto nessun tipo di problema, né reazioni, irritazioni, niente di niente. Poi chiaramente dipende dal vostro tipo di pelle, cioè dalla vostra pelle, eccetera. Però... davvero ottime. Infine devo presentarvi il mio nuovissimo grande amore, la mia crema corpo preferita di sempre. Questa qui è la Nivea crema corpo nutriente blu, la trovate al supermercato, io l'ho presa al supermercato, è veramente fantastica, ma partiamo dal presupposto che io vorrei amare le creme corpo, ma le odio, perché odio la sensazione di pelle appiccicosa, odio quando infilo i vestiti e la crema corpo non si è assorbita e quindi da quella sensazione orribile, quindi per me amare una crema corpo così tanto è veramente molto difficile. Mi piace perché, primo, si assorbe in fretta, secondo, vedo letteralmente una differenza sulla mia pelle, cioè quando non la uso mi manca,
sento di doverla mettere, cosa che non mi era mai capitata letteralmente con nessuna crema corpo. Cioè, mi viene il pallino, inizio, ma sì, dai, 2-3 settimane sono molto consistente, poi mi rompo le scatole, inizio a odiarla e non la uso più. Questa qui invece per adesso mi ha ancora fatto cambiare idea e mi piace tantissimo. All'interno olio di mandorla, vitamina E, in teoria per pelle secca o molto secca. Io non credo di avere una pelle secca, non lo so, con me funziona benissimo. È abbastanza liquida, vedete, però veramente si assorbe subito. E un'altra cosa bellissima è che lascia la pelle super luminosa. Questo qui è il mio braccio con la crema corpo, questo qui è il mio braccio senza crema corpo. Vedete la luminosità? Lascia veramente la pelle super luminosa, idratata, non appiccicosa. E poi un'altra cosa importante è che non puzza. Cioè, sono solo io che non riesco a trovare una... Non ero mai riuscita a trovare una crema corpo profumata, perché quelle profumate sono troppo profumate, tanto da sapere di fake, di chimico quasi. Le altre tendenzialmente puzzano, cioè almeno quelle che ho provato io. Ora che ho trovato questa, credetemi, non la mollo più, perché è profumata ma non è un odore che ti resta nel naso, cioè non è un odore che senti dopo ore e ore. Credo che sia la prima volta nella mia vita che inserisco una crema corpo nei miei preferiti. Assolutamente c'è un altro preferito che non c'entra assolutamente nulla né con makeup né con skincare. Ve ne ho parlato nel vlog di lunedì, il mio robottino che mi lava i pavimenti. Cioè, è la mia nuova persona preferita. Perché letteralmente io clicco un tasto sul telefono e lui pulisce i pavimenti mentre io sono al computer a lavorare, a fare quello che devo fare, e lui va. Quando io ho finito di lavorare il pavimento è pulito. È la cosa migliore che mi sia mai capitata, ve l'ho già detto anche nel vlog, ma ve lo ripeto anche qui, perché mi ha letteralmente cambiato l'esistenza ed è la cosa più bella del mondo non dover lavare, cioè non doverli lavare, perché comunque non si fa tutti i giorni, almeno io non lo faccio tutti i giorni, però l'aspirapolvere dovevo comunque passarla tutti i giorni e adesso non devo più farlo perché accendo lui e lui va, e tra l'altro posso selezionare in quale stanza farlo andare e lui va direttamente in quella stanza e me la pulisce. Comunque, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente fatemi sapere quali sono i vostri preferiti di questo periodo, così scopriamo insieme nuovi prodotti da testare e provare. E mi raccomando, se siete nuovi qui non dimenticate di iscrivervi e spero di vedervi anche nel prossimo video. Ciao!